non passa. Salve. Belli dobbiamo essere, perfetti. A po'. Come va l'annata quest'anno? Annata? Sei un po' ricchione. Ma come scrivi ricchione? L'annata va malissimo. Vogliono pagare l'olio 210-220 all'ingrosso. Sto uscendo 13 kg alla massa. Non trova più, si rimettono 10-15 euro a vita, si rimette la monitura, a mano d'opera di destra. Però su dicevano che non è così drammatica, diciamo che va quasi sempre così. C'è poca produzione, le olive sono un po' verminate un poco, esce di meno olio, quindi 12-13 kg che esce, vogliono pagare 210-220, ci rimette. Sta andando male. È andata malissimo. I produttori non vogliono raccogliere, vogliono fare uno sciopero, che non ci sono, ci stanno mettendo anche i produttori. Però al supermercato l'olio costa assai. Eh sì, il supermercato, i commercianti. Il commerciante guadagna. Fanno, e noi lavoriamo. La miscelazione, fanno la mischiano con l'olio e possono vendere in meno, con l'olio di santo, con l'olio di aragri, no? Certo. Quelli possono vendere, noi non possiamo vendere. Guarda il padrone. No. Io ho di 7 anni. E dopo un'altra cosa, non si trovano operai per lavorare a Santoro. Non si trovano operai. Non vogliono lavorare, perché è un mestiere molto pesante, molto pesante. Non quante ore al giorno si lavora? Questi fanno 6 ore, 7 ore. E quanto più o meno? Facciamo due turni, facciamo 6, 7 due turni. 6 ore. E quanto guadagnano più o meno? E questi guadagnano... Dipende dalle persone. 60 euro, 70 euro al giorno, per 6 ore. Ah, quindi l'annata è andata, però si sente un buonissimo profumo qua. Sì, come qualità è buonissimo, come qualità, come odore, come è limpido. Noi facciamo un invito, sì. Torniamo qui fra qualche giorno e ci mangiamo un po' di pane, sì, con olio. Olio. Ci sentiamo, facciamo un pane. Lo prendiamo sulla parola. Sì. D'accordo. Lasciamo trovare un po' di pane nel forno. Perfetto. Così ci sentiamo, mi ha avvisato un giorno prima. Sì, ci organizziamo. Il pane e facciamo la ripresa. Pane poco. Ok. Andiamo. Un saluto a tutti. Salve, salve. Produttore, stiamo a terra proprio, ci possiamo più aiutare. Lui è il signor Netti Paolo. Netti Paolo, produttore di olive. Gli architetti, lui non ne vuole sapere niente la campagna, però ci capisci, Stefano. Giovanni. Sì. Aspetta che intanto.